La ricetta che faremo oggi sono dei biscotti, come avete visto, dei biscotti vegan, ideali anche per chi è allergico al nichel e per chi è intollerante al lattosio, ovviamente perché non hanno latticini. Li ho pensati per la mia amica Federica, che mandò un bacione, il suo bimbo Simone me li aveva chiesti, mi aveva detto pensa a un biscotto per me e per il bimbo, quindi eccolo qui Fede. Eccolo qui, è tutto per te, il biscotto, quindi io spero che piaccia anche a voi, io vi lascio la ricetta e buona visione. Gli ingredienti per circa 16 biscotti sono 170 g di farina di tipo 00, 30 g di fecola di patate, 70 g di zucchero di canna, mi raccomando chi è allergico al nichel lo zucchero di canna che non sia integrale o grezzo, ma che sia usi, oppure potete sostituirlo con lo zucchero semolato classico, un pizzico di sale, meno di mezzo cucchiaino di bicarbonato, 80 ml di latte di riso, 25 ml di olio di riso o l'olio che preferite se non siete allergici al nichel, chi è allergico al nichel, olio di riso, olio extravergine d'oliva. Per aromatizzare la scorza di un limone o potete scegliere di aromatizzarlo con l'arancia, chi non è allergico al nichel con la vaniglia, l'aroma potete sceglierlo a piacere. Iniziamo a preparare la ricetta, mettiamo nella ciotola la farina, la fecola, lo zucchero, il pizzico di sale, proprio un pizzichino di sale, e meno di mezzo cucchiaino di bicarbonato, proprio un pizzichino di bicarbonato. Amalgamiamo e aggiungiamo la scorza del limone grattugiata. Adesso amalgamate e aggiungete il latte e l'olio di riso. E amalgamate con l'aiuto delle vostre belle manine fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Se serve, trasferitevi sulla spianatoia. Una volta ottenuto il panetto bello liscio e omogeneo e morbido, lo coprite con la pellicola e lo lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, come vedete, il panetto è stato in frigo, ha riposato per bene, lo togliete dalla pellicola e lo disponete tra due fogli di carta forno. Se serve aggiungete un pochino di farina sopra e anche sotto e con l'aiuto del mattarello lo andate a stendere. Lo spessore del biscotto potete sceglierlo voi, calcolate che in cottura un pochino crescerà, vi faccio vedere, potete scegliere di farlo tate così spesso, più sottile, scegliete voi lo spessore del biscotto in base allo spessore che sceglierete, ovviamente vi verranno più o meno biscotti. Andate adesso a tagliare i biscotti con un tagliabiscotti. Io ho scelto di fare dei fiorellini, l'avete già visti sicuramente nella foto all'inizio del video, dei fiorellini col buchettino, ma insomma potete scegliere di dare al vostro biscotto la forma che più preferite, quindi io lo taglio così. E poi ci faccio il buchetto al centro, così ve lo faccio vedere come viene il biscotto. E dopodiché lo poggio su una teglia in cui ho messo il silicone, il foglio di silicone da forno, ma potete mettere la carta forno, lo poggiate così e li portate in forno a 170 gradi nel mio forno in 13-14 minuti sono cotti, forno statico mi raccomando. Ovviamente dipende la cottura dal vostro forno. Ed eccoli qui i nostri biscotti cotti, ve li faccio vedere all'interno, sono molto morbidi, sono veramente buoni, si mantengono morbidi, quindi spero vi piacciano. Eccomi qui, io spero che la ricetta vi sia piaciuta, che vi sia piaciuta anche la nuova location, come avete visto, in realtà è sempre la stessa, semplicemente ho aggiunto queste farfalline nella frase, queste cose, spero che vi piaccia la nuova location, fatemelo sapere sotto nei commenti, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e condividete con tutti i vostri amici, così diventiamo sempre di più, e iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima ricetta.